Da diverso tempo TikTok è appestata da questi video. Siamo forse all'inferno? Questi soggetti con orecchie da gatto e vestitini succinti si fanno chiamare femboy e sono spaventosamente tanti. Oggi voglio portarvi in mezzo a loro perché ho passato abbastanza tempo in mezzo a questa gente da potervene parlare nel dettaglio. E infatti... grazie mille. Ovviamente chi poteva sostenere questa nostra pazza avventura se non Pampling? La maglia che indosso ovviamente è la storica Penguin Blinder del canale e la trovate sul loro sito. Utilizzando il mio codice Gematria tutto maiuscolo non soltanto risparmierete sull'intera spesa, otterrete un paio di calze gratis, ma sosterrete anche il canale. Adesso inforchiamo le nostre orecchie e partiamo. Buonasera, visualizzazioni e bentornati in questa nuova puntata di Sottocopertura. Il termine femboy è un'espressione che deriva dalla combinazione di feminine, femminile, e boy, ragazzo. È un termine che si riferisce a ragazzi o uomini che esprimono una certa dose di caratteristiche e tratti fisici generalmente associati alla femminilità. Queste caratteristiche possono includere l'abbigliamento, la moda, i gesti, la voce o altre manifestazioni di genere che non corrispondono necessariamente alle aspettative sociali tradizionali legate alla mascolinità. È importante notare che il termine femboy è autodescrittivo per alcune persone che si identificano così, mentre per altre può essere usato in maniera neutrale o persino dispregiativo. A differenza di ciò che si può pensare, il fenomeno dei femboy affonda le sue radici molto più indietro rispetto a ciò che ci si aspetta. Infatti ha radici in diverse culture e sottoculture in tutto il mondo. Tuttavia il concetto moderno di femboy ha iniziato a emergere in modo più prominente all'interno di determinate comunità online, come per esempio quelle legate alla sottocultura LGBT oppure a mode alternative. I femboy sono diventati visibili soprattutto attraverso i social media, i forum online e altre piattaforme digitali, dove le persone possono condividere liberamente la propria identità di genere e trovare sostegno e solidarietà all'interno della community. Anche se non esiste un luogo specifico nel quale si possa dire ok, qui si sono formati i femboy, è possibile trovare molti individui che si identificano come femboy in tantissime parti del mondo, soprattutto nelle società in cui c'è una maggiore apertura mentale e una maggiore accettazione nei confronti delle identità di genere non conformi al solito binario maschio-femmina. E per capire meglio tutto quanto, in qualche modo mi sono anche voluto immedesimare. Per cercare un attimo di capire meglio tutto quanto, sto cercando di vivere il più possibile come queste persone amano fare, devo dire la verità. Non so quanto... no, questi li conosco pure, no, per favore. Dicevo, non so quanto questo possa cambiare nella mia giornata in positivo, però per adesso il positivo lo sto ancora cercando. Tuttavia, devo dire che queste persone hanno un'alta tolleranza alle rotture di coglioni, perché io già non ce la faccio più ad avere sta cosa in testa, quando comunque sta strada ogni volta non ci sono altre buche. Se posso essere sincero, da quando ho iniziato questo percorso mi sento più vivo, mi sento più pieno, sento che le persone mi guardano quanto cazzo mi ha guardato storto, mamma quanto mi ha guardato storto. Sento che le persone mi rispettano di più e sento anche che tutto sta andando per il meglio. Non c'è assolutamente nessuna tipologia di discriminazione nei miei confronti e tutto quanto sarà in discesa. Risultato molto più che deludente, probabilmente non sono fatto per questo, andiamo avanti. I femboy possono essere attivi su una vasta gamma di piattaforme social, sia generiche che orientate verso specifiche comunità LGBT. Alcune delle piattaforme più popolari nelle quali è possibile trovare dei femboy sono per esempio Instagram, che serve per condividere foto e video, quindi tantissimi femboy utilizzano come tutti questo social per mostrare la propria espressione di genere e in ogni caso interagire con gli altri. TikTok è diventato un luogo importantissimo per i femboy, che utilizzano spesso questa piattaforma per condividere video creativi ed esprimere la propria identità di genere. In tutto questo io non sto tralasciando il fatto che soprattutto i TikTok siano una valanga di cringe, ma di quello proprio pesante, e fatemelo dire da uno con... belle. Quindi sì, io sto facendo questo video cosciente del fatto che siano cringe, nel senso, andiamo avanti per favore, non concentriamoci sulle mie orecchie. Twitter è un altro luogo dove molte persone discutono apertamente di questioni LGBT e anche di identità di genere, quindi è comune trovare dei femboy e altre persone che esprimono la propria identità su questa piattaforma. Ma Reddit e Discord sono due piattaforme nelle quali i femboy proliferano tantissimo, soprattutto Discord.
Addirittura esistono dei server Discord dedicati specificatamente ai fanboy, dove possono connettersi, discutere e condividere esperienze. Certo, ovviamente più fanboy ci sono in un posto, più è alta la probabilità che avvengano degli atti violenti in quel posto verso di loro. I fanboy possono essere presenti su molte altre piattaforme social, a seconda delle loro preferenze personali e delle comunità in cui si sentono più a proprio agio. Dunque, la moda dei fanboy in realtà può variare notevolmente, perché ovviamente qui ci sono tutte quante quelle preferenze personali per le quali magari a me piace vestirmi di questo colore, non sempre in questa maniera ma a dettagli, a qualcun altro il modo in cui mi vesto io potrebbe far tranquillamente cagarissimo. Tuttavia ci sono alcune caratteristiche comuni che spesso si possono trovare nell'abbigliamento dei fanboy, come per esempio abiti femminili. Molti fanboy scelgono di indossare abiti tradizionalmente associati alla moda femminile, come gonne, vestiti, leggings o maglie con tagli più aderenti. Colori e stampe vivaci, non è il mio caso. Ma alcuni fanboy possono preferire colori vivaci e stampe accattivanti nei loro vestiti, rompendo con le tradizionali norme di genere che associano il colore a uno specifico genere. L'esempio più stupido che mi viene in mente è il rosa, o comunque dei colori che sono solitamente associati alla femminilità. È stupido perché il rosa in realtà sta anche nella mia palette, quindi ragazzi. Tra l'altro ho fatto da poco la cosa dell'armocromia, io sono estate qualcosa. Una palette di colori che mi fanno un cagare assurdo, però mi stanno bene. Gli accessori possono giocare un ruolo importante nell'abbigliamento dei fanboy, con gioielli, borse, sciarpe, cappelli, occhiali da sole che possono essere utilizzati per completare tutto quanto il look. Ma nessuno vieta di seguire una moda un po' più androgina. Alcuni fanboy potrebbero optare per un look più androgino, mescolando elementi di moda maschile e femminile per creare un'estetica unica che riflette l'identità di genere non binaria. Così come col trucco, anche se non tutti i fanboy indossano il trucco, alcuni potrebbero scegliere di farlo per enfatizzare determinati tratti del viso o per esprimere la propria creatività e individualità. Anche qui è importante capire che, come per qualsiasi altra persona, non è che ci sia il look da fanboy come la build di Dark Souls. Semplicemente ognuno si veste un po' come cazzo gli pare. Il discorso che ho interrotto prima e per il quale mi sono anche conciato così nessuno può venire a dirmi: ah, tu dall'alto della tua cosa non ti vuoi ridicolare. Ragazzi, ho delle orecchie da coniglio, pelosine in testa, un papillon, nel senso, penso di essere la persona più essere un fanboy può comportare tante sfide dal punto di vista sociale, si intende, perché si tratta di essere molto particolari, e tutto ciò che purtroppo è molto particolare le persone, invece di valorizzarlo, sempre restando che stiamo parlando di persone non moleste, chiunque è molesto può essere anche il più grande cultore della moda, il più grande, se sei molesto a prescindere sei fuori da questa discussione, ok? Stiamo parlando di persone che non fanno niente a nessuno e che semplicemente hanno un modo di essere particolare, punto. I fanboy infatti possono affrontare discriminazione, pregiudizi e stigma sociale a causa della loro espressione di genere non conforme alle aspettative tradizionali. Questo si manifesta con bullismo, esclusione sociale, discriminazione sul posto di lavoro, quindi mobbing, e ovviamente accesso limitato ai servizi semplicemente perché hanno scelto di essere ciò che sono e di non fingere di essere ciò che non sono. C'è anche tanta difficoltà nell'ottenere supporto a causa di questo pregiudizio e della mancata comprensione riguardo alle identità di genere non conformi. Per questo alcuni fanboy potrebbero avere difficoltà a ottenere supporto da parte della famiglia, degli amici o della comunità. Vien da sé che questa cosa porti ovviamente all'isolamento e alla solitudine. A causa della mancanza di rappresentazione e accettazione sociale, infatti, un fanboy potrebbe sentirsi isolato e solo nel suo percorso di espressione di genere. La mancanza di comunità di supporto può contribuire a sentimenti di isolamento e addirittura alienazione. Da qui ovviamente c'è tutto quanto un percorso super tortuoso da fare per quanto riguarda la sicurezza in se stessi, perché potrebbero essere esposti a rischi per la propria sicurezza personale, inclusi attacchi verbali o fisici da parte di individui che disapprovano la loro espressione. Ci sono addirittura dei casi in cui dei fanboy hanno avuto delle limitazioni ad accessi sanitari, qui parliamo di roba più inerente all'America in realtà, istruzione e occupazione, nonostante fossero delle persone tranquillissime. Fa ridere perché in realtà ci sono delle persone assolutamente inadatte che si vestono soltanto un po' più bene giacca e cravatta, che hanno rovinato tante cose, ma veramente tante. Ovviamente la sfida più tosta è quella dell'autoaccettazione e dell'autenticità, soprattutto in contesti in cui le norme di genere tradizionali sono fortemente
radicate. Ora, penso di essere l'ultima persona al mondo a poter spiegare questa cosa, ma visto che ci siamo, perché non tentare un attimino di dare quel po' di più a questo video per quanto riguarda un po' di informazioni per quanto riguarda l'identità di genere, differenze di questo tipo qui. È importante distinguere tra l'espressione di genere e l'orientamento sessuale, perché sono concetti distinti. L'orientamento si riferisce al tipo di attrazione romantica o carnale che una persona prova verso gli altri, mentre l'espressione si riferisce al modo in cui la persona mostra il proprio genere attraverso comportamenti, abbigliamento, ruoli sociali e altri aspetti. Questo infatti è un punto importante che va un attimo discusso e va un attimo specificato. Se sei un femboy, non per forza è detto che tu sia gay. Potresti esserlo come non, semplicemente come io, che cazzo ne so, mi vesto tutti i giorni in tuta, posso essere etero, posso essere gay, è semplicemente un abbigliamento. Poi mi fa ridere che un sacco di gente guarda Giorgio e dice: ah, che bello, mamma mia, gli altri non mi capiscono. Raga, Giorgio è tutto femboy, cioè, nel senso, non so se avete mai visto Giorno Giovanna, nel senso, ecco, esattamente. Magari non a questi livelli, però siamo molto vicini. Inoltre, essere un femboy non è necessariamente indicativo di problemi mentali. L'espressione di genere è un punto molto delicato della psiche umana e della propria caratterizzazione come, diciamo, essere umano con una propria personalità e un proprio tutto. Può essere una componente importante dell'identità di una persona. Tuttavia, le persone che si identificano come femboy e che esplorano la loro espressione di genere possono affrontare delle sfide, come detto prima, legate alla discriminazione, all'isolamento e all'autoaccettazione. Ma il fatto che ci siano queste sfide non implica necessariamente che ci siano dei problemi mentali sotto. Certo, la domanda immagino che possa venire e mi verrà fatta: che differenza c'è allora tra una persona gay e un femboy? Una persona gay è semplicemente qualcuno che prova attrazione principalmente verso persone del suo stesso sesso, e l'orientamento di una persona gay è centrato su questo, indipendentemente dal modo in cui si esprime il suo genere. Un femboy invece è una persona, spesso un uomo o un ragazzo, che esprime certi tratti o caratteristiche tipicamente associate alla femminilità. Riassumendo quindi, puoi tranquillamente essere un femboy e avere una ragazza. Tranquillamente, così come non, perché è semplicemente un modo di essere. Un modo di essere che io per primo reputo estremamente particolare, se non assurdo, per quella che è la mia concezione. Il punto però è che quello che io reputo assurdo non per forza deve esserlo. Se una persona sta bene ad esprimersi in questa maniera, ha bisogno di esprimersi in questa maniera, non fa del male a nessuno e poi magari è pure simpatica. Ma qual è il problema? Esplorando tantissimo l'ambiente dei femboy in quest'ultimo mesetto, mi sono ritagliato un po' di tempo ogni giorno per cercare di vedere qualcosa. E insomma, era partito questo video come un voler, non sarò onesto, era partito come un volerli prendere per il culo. Mi sono trovato davanti a una realtà di persone tranquille. Quindi perché devo mettermi qui a fare quello che fanno tutti quanti, a dire: ah, adesso vediamo questa roba qua, non mi ci voleva niente, prendevo due post, mettevo due cose così, tutti quanti mi dicevano bravo, questi qua sono proprio strani. A me sembrano persone molto più tranquille queste qui di tante altre che mi sono trovato davanti nel corso del tempo. Quindi direi che possiamo avvicinarci alla fine di questa puntata. In conclusione, i femboy sembrerebbero essere, guarda un po', delle persone completamente innocue, alle quali piace semplicemente mostrarsi come gli pare. Ovvio, su internet come sempre ci si accanisce contro qualsiasi cosa sia anche velatamente cringe, e nel loro caso il cringe si taglia con un coltello da burro, ma più di questo non c'è altro. O meglio, esistono dei casi in cui soggetti molto particolari, come per esempio il caso del server R9K, in quel caso ok, però quella cosa non era causata dal fatto che fosse un femboy, era causata dal fatto che fosse uno psicopatico, punto. Sarebbe come prendersela con uno youtuber perché uno si chiude 24 ore in un supermercato. Che più o meno. Detto questo, la puntata di sottocopertura di oggi può anche volgere al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi e noi ci vediamo alla prossima. Con questo. Ciao.